Ciao a tutti, io sono Eleni e bentrovati in questo nuovissimo video alla reaction della nuova puntata di Younger, lesse per nome. Questa volta ho un quaderno diverso. Questo quaderno proviene da casa di mia nonna, che tiene delle scorte per noi nipoti, tutti i nipoti. E dietro c'è questa bicicletta, che disegna anche molto bene, cioè io avrei fatto molto peggio in realtà, con tutti i nomi delle componenti della bici. Non so chi l'abbia disegnata. Boh, comunque ogni tanto vedrete spuntare questa bicicletta. Beh, comunque iniziamo subito con la reazione, con i commenti di questa puntata che è tipo ok. Allora, iniziamo con ragazzi, i nostri protagonisti che discutono di lavoro, tranne Lisa. Infatti stanno poi parlando male di lei, anzi Zane che parla male di lei perché è uno stronzo di merda. E poi Lisa viene anche discriminata, tra virgolette, da una scrittrice, quindi non solo dai suoi colleghi, a proposito della sua età. Perché questa ragazza dice: no, vabbè, ma io mi affidavo voi perché eravate giovani e leali, eccetera, eccetera. Però Lisa si difende molto bene, quindi complimenti che si difende, difende il suo lavoro, la sua personalità. E quindi appunto questa scrittrice poi la richiamerà perché è rimasta impressionata dalla sua determinazione e quindi decide comunque di lavorare con lei, quindi ben fatto. Poi allora, una cosa che sono rimasta un po' basita in realtà in questa puntata: Maggie si trova ad una mostra, incontra un signore, anche lui un artista, perché comunque ricordiamo che Maggie è un artista, e questo uomo molto affascinante che riesce ad abbindolare le donne, e tra anche queste donne c'è anche Maggie. Quindi lei va a letto con quest'uomo perché lei dice di essersi innamorata del suo talento, non dell'uomo in sé, perché appunto Maggie è gay, e quindi tipo ok, cioè mi ha fatto strano questa cosa. Infatti poi dopo Maggie è stata grandiosa anche lei, perché quest'uomo in realtà gli stava dicendo: ti farò cambiare idea, non ti preoccupare, che anche le donne come te, tutte quante, verranno insieme a me. Comunque si stava facendo il gran figo di sto cazzo che non è. E Maggie poi si fa valere. Poi ci troviamo una scena in cui Kelsey e Diana stanno parlando di Lisa, ma in particolare dei loro sentimenti quando hanno scoperto delle verità di Lisa. Comunque si sono trovate nella stessa situazione e hanno provato gli stessi sentimenti, quindi alla fine si sono rilassati. Diciamo, più che altro Diana voleva saperlo, perché comunque Kelsey e Lisa sono rimaste anche molto amiche, nonostante Kelsey avesse scoperto del segreto di Lisa. E quindi, come diciamo, Diana voleva trovare conforto in questa cosa, comunque in questa loro amicizia, nonostante Lisa avesse mentito a tutti. Lisa, che fa questo book fotografico, questa grandissima foto, tantissime foto, chissà perché, doveva fare la supermodella. Vabbè, che lei dice di non essere modella, però comunque l'attrice è una gran figa nonostante la sua età. Credo che abbia circa 45 anni anche lei. Comunque, però, il book fotografico, ricordatelo perché è importante per dopo. Però, allora, questa cosa che... Allora, vabbè, ho screato troppo perché è tornata quella stronza di merda di Queen, che a me mi sta sul cazzo. No, ma perché mi avete fatto tornare Queen? È tornata e propone a Eliza di fare un'intervista per New York Times, credo. Non ricordo, vabbè, migliora la memoria, vabbè. Lei ovviamente accetta perché si è fatta un po' anche lei abbindolare da Queen, perché appunto Queen le dice che questo giornale New York deve fare questa intervista dove si parla della discriminazione dell'età. Quindi Queen dice: guarda, io non ho tanta esperienza di merito, tu che sei più anziana di me, comunque ci sei passata, farò questa intervista. Perfetto, vanno a fare questa intervista. Però comunque poi Kelsey e Queen si ritroveranno poi a parlare a fine puntata di questa intervista, però ne parliamo dopo perché è importante. Kelsey va da Zane per chiarirsi, insomma, perché avevano litigato, appunto perché Zane parlava male di Lisa. E però poi vabbè, litigano un po' perché
dicono guarda dobbiamo essere sinceri l'uno con l'altra, e quindi diciamo un po' si stuzzicano, le criticano proprio per esempio, si stuzzicano, però poi si baciano. Allora io ho sempre detto che con questi due tutto ci si può aspettare, infatti prima stare insieme, poi litigano, si vogliono distruggere, però poi si amano, insomma, cioè si sono baciati di nuovo, si amano, ma vediamo come non finisce, boh, perché si lasciano un'altra volta e si ribaciano e si lasciano, vabbè, poi vedremo un po'. Comunque al momento si sono baciati e stanno insieme. Poi il momento Team Josh, che io sclero sempre, perché appunto lei si è andata a Josh, così proprio, con Queen, che è Queen adesso che sta facendo il foto, questo è un fotografico per questa intervista. E punto Queen si fa raccontare da Josh come si sono conosciuti lui e Liza. Lui ovviamente è ancora molto innamorato, sappiamo tutti che è così, vi dovete mettere l'anima in pace. Lui racconta come si sono conosciuti, quindi senza neanche rendersene conto, vengono scattati, vengono fotografati insieme, perché appunto stanno facendo questo book fotografico, lui, cioè Josh non c'entra niente in realtà con questa cosa, però si intrufola e comunque vengono fotografati insieme. Però comunque anche quest'altra cosa è importante per lui. Poi ritroviamo Maggie, il tizio della mostra, lui comunque si fa figo, le resiste, quindi scatena tutto il putiferio che dicevo prima, e comunque niente, ho già detto prima questa cosa, vabbè, ho anche anticipato un po' le cose, però poi fa niente. Poi allora ecco, arrivava il punto cruciale della vita. Allora Queen decide, cioè per conto suo, ma cioè ma proprio perché è stronza, decide che bisogna licenziare Liza, perché secondo Queen Liza è una stronza, una bugiarda e tutte le cose peggiori di questo mondo, che non si merita di quel lavoro, che non sa fare il suo lavoro, vabbè, comunque tutte queste cose qua, ma soprattutto perché ha mentito sulla sua età. E quindi lei dice a Kelsey, perché ha invitato Kelsey, che siccome Kelsey è un po' il capo, dice no guarda adesso devi licenziare Liza, mentre Kelsey si ribella e le dice no guarda qua il capo so io, decido io, Liza non se ne va. Quindi ovviamente Queen si incazza perché dice guarda io ho le registrazioni che lei ammette che ha mentito e tutto quanto, l'età eccetera, proprio per l'intervista. E però giustamente Kelsey non è fregato un gatto, certo che qua comando io e basta. Però Kelsey non si aspetta che anche Queen è una grandissima stronza, perché ricordiamo che Kelsey è una grandissima donna che si fa rispettare, ma anche Queen è lo stesso, cioè perché ovviamente poi si è venuta a sapere a fine puntata che Queen ha ritirato il fidanzamento che aveva promesso alla Millennial. Non è mai arrivato perché ovviamente è stato ritirato prima, e quindi si sono ritrovati al verde, cioè non hanno più un soldo, non sanno come campare e andare avanti. Comunque infine Charles ovviamente cerca di consolare Liza. Quando loro vanno via, dietro di loro c'era una fermata dell'autobus, quelle fighissime americane, e appare una pubblicità della Millennial, dove ovviamente si parla bene ovviamente, con una foto di Josh e Liza. Io tipo là, no, amori miei. Quindi per questo credo io che la Millennial si riprenderà più forte di prima, anche perché guarda caso Charles poco prima aveva detto a Liza non ti preoccupare che quando si giunge al fondo si può solo risalire, quindi speriamo che sia così, ma sicuramente, perché altrimenti sarebbe finita qua proprio, cioè io penso che una volta fallita la casa editrice si può finire younger, perché sennò che ci sta a fare? Comunque, va bene, questo video è finito qua, la bicicletta l'avete vista praticamente per niente, ok? Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questa puntata, iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!